vedi? Questo è agganciato qui, no? Tanto si aggancia di là, quindi è aperto dentro, no? Poi io leggo le mani qui, qui, leggo i piedi qui al... Devo vedere questi. E questo generalmente se, ecco, può legare il braccio, vede, può legare il braccio di qua di là e i piedi lo stesso a questo tappiolo qui. Dunque, e qui se c'è questa cinta perché sono terribili. Questa, questa qui per legare alla vita. La vita in modo che non si muova. Intanto almeno mettere questo qua, cioè sotto, vede, qui c'è. Ecco, si vede in questo modo, si vede. Altrimenti non si legge. E rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capace di fare questo qui. Questo può essere una ragazza che va di due, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, sarebbe una qui dentro, se lo troviamo, questo sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile poi, con le mani, non è possibile. Ha visto? Il demone è pure l'esorcista. L'esorcismo è lui che ha paura e non abbiamo paura noi. E sono contento di dare il botto al demone. Quando mi dice il demone chi sei, io domando, Satana, ah ora mi sei capitato, adesso ti ho dato un sacco di botte. Dunque, e quindi è lui che grida. Perché quando grida la persona, ci sono dei grida qui delle suore che si sentono a volte fino in fondo, fino alla strada si sentono. Dunque nel giardino, ma non è certamente la persona che grida, ma è il demonio che sente queste botte, diciamo così. Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. L'inferno, vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua, lasciami! Prende l'acqua. Sì, non ci ho pensato, ma... L'acqua, l'acqua. Non ci ho pensato. Sta buona? Va buona, forza. Ci avevo pensato, Mamma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Padre, Eterno Padre, Dio Universo. È di Cristo. Ecco l'acqua del Signore. Dunque, insomma, viene una forza particolare. Dunque, ho notato questo. A volte il demonio, siccome l'esorcismo sono come fosse uno bastonate, picchia il demonio, no? E metto l'acqua santa nella mano, mi brucia, mi sono accorto di questo. Il demonio è furbo e cerca di parlare per riposarsi. Avete visto mai i pugili? Quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, respirano un attimo. Il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non bisogna dargli retta. Continuare l'esorcismo,
in modo che non ci attregua, sono botte, 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 botte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Murigno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta fra le donne. Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, no, maligno, maligno, Cristo più forte, cacciale via, di la verità, di la verità, di la verità a questa signora, esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste, esiste il demonio! Come fa a dimostrarlo? Come fa a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto, tutto, ma questo... io esisto! E chi non ci crede bene? Ma che...